Anna Fazzi, una nuova mostra alla Casa di Dante. Questa volta alberi e gatti. Ecco, dimmi un po', perché alberi e gatti? Perché è il tema che affronto sempre, perché io sono amante della natura, quindi animali, piante, tutto quanto. Quindi questo è il tema che ho sempre rappresentato nei miei quadri, oltre ai paesaggi. E questa volta ho voluto fare ancora più informale gli alberi, insomma, rappresentandoli quasi come se fossero eterni. Bene, quindi il tema è sempre sono gli alberi e la natura. E questa volta, siccome sono talmente felice, contenta di tutto, e quindi ho voluto rappresentare gli alberi in un tono allegro, felice, pulito, cioè come se fosse un mondo pulito, questo. Per quanto riguarda invece gli animali, cioè i pesci, i gatti in particolar modo, perché a parte che io amo molto i gatti e quasi tutti rappresentano il mio gatto, però anche i gatti li ho voluti rappresentare quelli che sono neri, nel senso che sono in fondo tutti hanno paura del gatto nero e invece no, il gatto è gatto e quindi è bianco, nero, rosso uguale. E quindi un altro quadro che rappresenta anche gli uccellini è che i gatti guardano ma non mangiano gli uccellini, e questo vuol dire rispetto, rispetto della natura, e gli animali sanno il momento giusto di colpire o non colpire per necessità, se no. Quindi è questo. Poi per quanto riguarda il resto sono ripetuti nuovamente cipressi rossi, questo perché anche il cipresso è per dargli vita, cioè il cipresso ha vita, mentre si pensa alla morte perché normalmente sono sempre nei cimiteri, invece no, è vita, e quindi la vita con la morte, e quindi ho dato un tono. Mentre un altro quadro ci sono i cipressi che si abbracciano, e questo è sempre il tema dell'amore. L'amore che unisce, e quindi questi cipressi che può essere babbo, la famiglia insomma in se stessa, e quindi si abbracciano. Ecco il tema insomma di questa mostra. Sono contentissima perché in fondo è rappresentare l'amore e basta, è questo. E io sono contenta di questo. Quindi...